Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui, e per Lui sono tutte le cose, a Lui gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio. E rendiamo grazie a Dio. Nella tua grande bontà, rispondimi, Signore. Grande bontà, rispondimi, Signore. Io sono povero e sofferente, la tua salvezza, Dio, mi ponga al sicuro. Loderò il nome di Dio con un canto, lo magnificherò con un ringraziamento. Nella tua grande bontà, rispondimi, Signore. Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri e non disprezza i suoi che sono prigionieri. Nella tua grande bontà, rispondimi, Signore. Perché Dio salverà Sion, ricostruirà le città di Giuda, vi abiteranno e ne riavranno il possesso. La stirpe dei suoi servi ne sarà erede e chi ama il suo nome vi porrà dimora. Nella tua grande bontà, rispondimi, Signore. Conoscerete la verità. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse al capo dei farisei che l'aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto,
invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre siano lodato. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Significa per ogni battezzato, per ogni cristiano, vivere di quella che è la provvidenza di Dio, ma affidarsi soprattutto a quella che è la fedeltà della parola di Dio. Dio dà una parola e quella parola rimane per sempre. Dio non è un uomo che prima dice e poi smentisce quello che dice. Dio è fedele alla sua parola. Ecco perché San Paolo dice a noi di aver avuto una chiamata, un dono irrevocabile. Abbiamo professato il nostro bene attraverso il nostro battesimo, la nostra fede al sommo Dio. È un cristiano che professa la fedeltà a Dio non può volgersi con le sue spalle a Dio e tornare indietro. Il cristiano è colui che deve avanzare per la vita eterna, dando il buon esempio, vivendo una vita da obbediente, perché è meglio obbedire che disobbedire. Sappiamo che l'obbedienza è un qualche cosa che costa la nostra vita, perché non è facile abbassare quello che è il nostro carattere, il nostro orgoglio. Però dice la parola che chi ubbidisce a Dio trova tanta pace, trova tanto sollievo, tanta tenerezza, è consolato da Dio, perché obbedire significa camminare nella verità di Dio. Ed è l'uomo, è per l'uomo la verità di Dio che è dentro la sua anima, e l'anima anela e cerca la strada verso il Signore, perché noi siamo creature celesti, siamo creature nate dal cielo e al cielo dobbiamo ritornare. Siamo stati creati da Dio non per morire, ma per essere sua stirpe, sua discendenza. Ed è bello quel passo dove dice: chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? Chi è lontano da Dio non potrà mai conoscere quelle vie imprescrutabili. Ma ci sono stati personaggi nella Sacra Scrittura, Giobbe, che è stato l'amico di Dio. Di lui si racconta che questo personaggio, che è l'amico intimo del Signore, si consigliano entrambi, Dio e Giobbe, per quella che è la bellezza della creazione, per quella che è la bellezza dell'uomo. E Giobbe ha sempre confidato in Dio, non ha mai dubitato di Dio. Giobbe è l'uomo giusto, l'uomo saggio, l'uomo sapiente, l'uomo che ha ammesso, nonostante i travagli della sua vita, le sue tragedie nella sua famiglia, ha messo la sua vita nelle mani del Signore. È un altro personaggio che, dove Dio ha obbedito, è stato Giacobbe. Sul torrente Yabok, prima che arrivasse l'alba, Giacobbe ha combattuto con Dio. Dio lo ha reso zoppo, ma Giacobbe ha detto: non ti lascerò andare finché non mi avrai benedetto. E Dio lo benedisse dicendo: non ti chiamerai più Giacobbe ma Israele. Vedete come Dio ascolta la nostra voce, perché Dio vuole renderci partecipi del suo progetto, della sua santità di vita, perché noi siamo da Lui stati creati, siamo la sua stirpe, siamo il suo popolo santo. Ecco perché Gesù dice molto bene:
Tutto quello che fate, fatelo in opera e carità. Tutto quello che avete, se potete, datelo. Liberatevi da quelli che sono i pesi e i fardelli della terra. Liberatevi perché c'è tanta gente, c'è il povero che ha bisogno di essere nutrito. La ricompensa non è tra amici, tra gente che si vuole bene. Gesù addirittura ci chiama ad amare quelli che sono i nostri nemici. Quello è il vero amore, la vera testimonianza di un cristiano, di un martire. Perché il Signore ci chiama a fare cose profonde, cose che forse vanno anche contro la nostra volontà, perché grande sarà la tua ricompensa nel Regno dei Cieli. E a questo obiettivo, a questa meta che noi dobbiamo puntare, non ora, non ci è dato adesso di sapere il perché, il come, il quando tutto avviene, ma un giorno il Signore stesso ci rivelerà i suoi segreti e le sue meraviglie. Lo ha promesso ai piccoli della casa di Israele. Allora oggi noi possiamo rispondere al Signore: nella tua grande bontà rispondimi, Signore. Supplichiamo il nostro Redentore Gesù Cristo, via verità e vita, perché difenda la nostra causa davanti al Padre. Ripetiamo insieme: Dio di infinita sapienza, ascoltaci. Dio di infinita sapienza, ascoltaci. Noi siamo giunti alla fede per un mirabile e provvidenziale concatenarsi di eventi, perché nelle grandi e piccole vicende del mondo sappiamo sempre scorgere la presenza e l'azione di Dio. Preghiamo. Dio di infinita sapienza, ascoltaci. La sapienza di Dio non ha limiti e il suo amore è al di sopra di ogni confronto, perché fatti nuovi da Lui avvertiamo il dovere di rendergli una lode degna, sincera e aperta. Preghiamo. Dio di infinita sapienza, ascoltaci. Perché nel nome e per amore del Salvatore riserviamo attenzione e accoglienza agli infelici, ai disadattati, agli emarginati. Preghiamo. Dio di infinita sapienza, ascoltaci. Perché questa nostra Eucaristia sia un banchetto al quale attingiamo la forza di metterci con impegno e sacrificio a servizio gli uni degli altri. Preghiamo. Dio di infinita sapienza, ascoltaci. Colui che solo può dare una vita nuova al di là della morte, conceda ai nostri fratelli defunti di entrare nella sua dimora di gioia e di gloria. Preghiamo. Dio di infinita sapienza, ascoltaci. O Dio, servirti è per noi regnare, allontanarsi da te è morire e ritornare a te è rivivere. Donaci di amarti con rettitudine e disinteresse, per meritare la ricompensa che tu dall'eternità hai preparato per i tuoi servitori fedeli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sentiamo a te.
Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia portato in cielo e gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Guarda con bontà, Signore, i doni che portiamo al tuo santo altare nel ricordo di San Carlo Borromeo, pastore vigilante e modello di santità perfetta. E per la potenza di questo sacrificio concedi anche a noi di produrre nella tua Chiesa frutti genuini di vita e cristiana. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Salvatore. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la festa di San Carlo Borromeo, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la ammaestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo,
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, San Pio da Pietrelcina, San Carlo Borromeo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco nel tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che tali peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che tali peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che tali peccati del mondo, dona noi la Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore.
come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. La partecipazione al tuo sacramento, Signore, ci comunichi lo spirito di fortezza che animò San Carlo Borromeo e lo rese fedele alla sua missione e pronto a donare la vita per i fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. E rendiamo grazie a Dio. Buona e santa giornata. Quanto sei bella, oh madre mia, dolce Maria. Stella nel mare, il tuo bel viso è un paradiso, col tuo sorriso conforta il cuore. Prega per noi, prega per noi, siamo figli. Amore, io voglio amare.